I lavori stanno procedendo bene, nonostante l'emergenza Covid, sono proseguiti anche in quel periodo con qualche sospensione dovuta alla mancanza delle forniture dei materiali. E però, come possiamo vedere, ora i lavori procedono e è pensabile che nell'arco di un anno si possano anche concludere. Quindi in questo modo avremo fatto un intervento in un punto che è particolarmente incidentato, quindi un miglioramento non soltanto per lo scorrimento della viabilità ma anche maggiore sicurezza. E poi riuniamo le due varianti che precedentemente erano state fatte, quella di Santa Mama e quella di Calbenzano, per poi proseguire con il tratto che da Calbenzano va verso Subiano Nord, che anch'esso è già in gara, già il bando pubblicato, aspettiamo le offerte, speriamo che ci siano, ma sono sicuro ce ne saranno, così come è avvenuto per quanto riguarda il completamento della variante di Camuscia, dove le offerte presentate sono addirittura 16. Quindi credo che l'attenzione della regione per questi territori sia un'attenzione importante e ovviamente per la realizzazione di opere che sono di straordinaria necessità. Anche la parte sud è stata oggetto appunto di un finanziamento che è quello del completamento della variante di Camuscia. Nei prossimi anni si tratta di proseguire venendo a nord verso Arezzo. Quindi credo che uno dei primi lotti da considerare sarà quello che si collega anche all'ospedale della Fratta per poi proseguire, e lì ci aspettiamo che venga anche stabilito il tracciato che dovrà essere stabilito da parte dell'amministrazione comunale. Però credo che abbiamo preso la strada di andare avanti facendo lotto per lotto interventi che, ovviamente, compreso quello che veniva richiamato, sono di strana necessità anche in termini di sicurezza stradale.